Parlando degli itinerari culturali che propone la Polonia per il 2023, non bisogna mai dimenticare delle sue meravigliose città d'arte, che sono anche il maggiore prodotto turistico per quanto riguarda il nostro paese. Naturalmente abbiamo come primo prodotto e come prodotto anche più importante per quanto riguarda il turismo culturale Cracovia e la sua regione, la Małopolska, che sia più ricca di siti UNESCO e ha un patrimonio storico-culturale veramente molto importante, una perla della cultura e della storia polacca intatta dalle guerre, cosa che è veramente unica nel suo genere e veramente racconta tantissimo da questo punto di vista. Ma la Polonia non è soltanto storia antica e storia intatta, ma è anche moltissima modernità e creatività. E questo si vede soprattutto in alcune altre città, come Varsavia, la capitale, che nonostante sia stata ricostruita e quindi il suo centro storico, anch'esso patrimonio UNESCO, è un centro importantissimo per quanto riguarda appunto il racconto di una storia unica nel suo genere al centro d'Europa, che ha subito veramente tantissimo, ma ha saputo ricostruirsi con grande forza, ma è anche tantissima modernità. Varsavia è una città che cambia, è una città che attira arte contemporanea, che attira street art di livello internazionale. Ci sono tantissime gallerie d'arte, musei importantissimi con importanti mostre sia di arte più classica che moderna e contemporanea. Per esempio adesso abbiamo inaugurato a Varsavia la mostra per i 300 anni del Canaletto, che è Bernardo Bellotto, grazie al quale, alle sue vedute del 700, Varsavia è stata ricostruita. Mentre nella vicina Łódź, si dice Łódź, in polacco si scrive Lodz, per farvi capire meglio, che quest'anno è stata considerata da National Geographic Traveler la destinazione Best of the World per il turismo sostenibile, è la città della creatività, della moda, del cinema. Qui c'è la famosa scuola del cinema dove si sono formati Kieślowski, Wajda, Polański e tutti gli altri grandi registi polacchi. È anche una antica città del tessile. Nell'Ottocento qui ci sono state tantissime fabbriche del tessile e fino ad ora infatti è la città della moda. Nelle grandi fabbriche post-industriali in mattone rosso oggi ci sono atelier di artisti, c'è tantissima rivitalizzazione post-industriale, c'è tantissimo fermento creativo e quindi è una destinazione proprio per giovani creativi e curiosi di scoprire queste realtà nuove all'avanguardia. Questo per quanto riguarda ovviamente le più grandi novità o le cose più classiche. Naturalmente non bisogna dimenticare della meravigliosa Danzica affacciata sul Mar Baltico, che di per sé è un gioiellino dell'arte e della cultura polacca, di Breslavia, che è una delle più antiche e più belle città della Polonia, e della coloratissima Poznań, che è capoluogo della regione Wielkopolska e proprio sede dello Stato polacco, una delle regioni più storiche, e oggi è anche una città molto in forte sviluppo e che dà pure molto spazio all'arte contemporanea. Gli italiani conoscono l'arte e la cultura della Polonia abbastanza bene per molti motivi. Uno, perché l'arte della Polonia è molto influenzata dall'Italia, quindi moltissimi italiani quando vengono in Polonia un po' si sentono a casa, parlo soprattutto di Cracovia, che è quasi nella grandissima parte del suo centro storico, che è considerato uno dei 12 complessi architettonici più preziosi al mondo, è stata costruita durante il Rinascimento da artisti e architetti italiani. Ovviamente c'è anche tanto gotico che si unisce in maniera molto fluida con questo Rinascimento, con questo ricco patrimonio tutto italiano. Tra l'altro a Cracovia abbiamo anche la Dama con l'Ermellino di Leonardo da Vinci, quindi naturalmente anche questo elemento è molto importante. Gli italiani sono anche molto affascinati dal cinema polacco, ovviamente è molto conosciuto soprattutto per chi si ricorda l'ondata degli anni 70 e 80 naturalmente. La Polonia però attira appunto sia dal punto di vista culturale che un po' anche soprattutto storico-culturale, nel senso le nostre città e quello che offrono sono molto interessanti per un percorso di scoperta e riscoperta di quello che è il patrimonio proprio europeo in qualche maniera, perché la Polonia, essendo proprio al centro dell'Europa, racchiude un po' in sé, anche grazie
cambiato, nonostante le sue vicissitudini storiche, quello che è la storia dell'Europa. E infine le giovani generazioni di italiani apprezzano moltissimo l'arte creata negli ultimi tempi, quindi l'arte contemporanea, ma anche la musica. La Polonia ha tra i più interessanti festival di musica elettronica, per esempio come l'Unsound, che è veramente conosciuto in tutto il mondo, quindi attira appunto viaggiatori culturali di tutte le fasce, di tutti i possibili interessi culturali. Per quanto riguarda gioielli un po' meno conosciuti, che non sono così tanto scontati insomma come mete per il turismo italiano, sicuramente una delle prime che mi viene in mente è quella di cui ho parlato poco fa, che è Uch, che è una novità, nel senso è un prodotto molto in crescita, ancora non è un prodotto consolidato, si trova a meno di 100, a poco più di 100 km da Varsavia e si arriva in un'ora di treno dalla capitale, ma ancora è una città molto all'avanguardia, poco nota insomma al turismo, anche quello di massa, ma anche quello italiano, quello tipicamente italiano. Un'altra città molto curiosa e molto interessante per chi è alla ricerca di chicche culturali particolari e anche un po' poco diciamo note al turismo ancora in Italia è Lublino. Lublino è la storica capitale culturale dell'est europeo, che era l'unione letteralmente tra l'est e ovest, in un momento storico, soprattutto quello del Cinquecento, è stata proprio un fulcro di sviluppo di relazioni internazionali, anche culturali, oltre ovviamente a quelle economiche e politiche. Qui infatti nasce l'unione tra la Polonia e la Lituania, qui a Lublino proprio. Ma oltre a questo, tutto l'est della Polonia, sia Lublino che la vicina regione della Podlachia, Podlasia in polacco, sono delle regioni estremamente multiculturali, dove si possono scoprire delle realtà molto originali, che uno un po' non si aspetta da queste parti del mondo, perché questa è stata una zona storicamente abitata da diverse etnie, da diverse religioni che hanno creato un melting pot molto interessante. Infatti nella regione di Podlachia nasce l'esperanto, non a caso, perché proprio qui vivevano insieme ebrei, lituani, bielorussi, polacchi, insomma ucraini di tutte le nazionalità, c'erano ortodossi, protestanti, musulmani, lì c'è una piccola comunità musulmana anticamente dei tartari che vive lì, e ci sono delle storiche moschee in legno in quella zona, luoghi molto importanti anche per la cultura ortodossa appunto, essendo comunque una zona di incontro, e soprattutto a Lublino c'era una delle più antiche scuole ebraiche più importanti in Europa. Da lì viene Isaac Bashevis Singer, il noblista appunto ebreo polacco di quelle zone. Quindi è una zona molto interessante proprio dal punto di vista culturale e multiculturale.